Ciao a tutti e bentrovati nel nuovo episodio di GQ Gaming, l'ultimo prima delle feste natalizie. Oggi abbiamo come graditissimi ospiti, avremo tra qualche minuto come graditissimi ospiti Slate e Young Miles, che sono reduci dal successo della produzione Machete di Bloodvinyl 3 insieme a Lokidda da Supreme. E che ieri hanno fatto una cosa molto, molto bella, molto innovativa con Machete Gaming. Hanno fatto una diretta su Twitch in cui c'è stato un torneo di Fortnite, una box fight di Fortnite a eliminazione diretta. E quindi ieri hanno fatto appunto questa lunghissima diretta su Twitch che è andata molto bene. Ci parleranno anche di quella, ci parleranno del loro rapporto il gioco e con Fortnite in particolare, ma anche diciamo, con il gaming in generale. E prima di iniziare la diretta, una piccola nota, diciamo, tecnica. Slate e Young Miles saranno insieme durante la diretta, ma non avranno la mascherina. Questo perché sono in studio, che stanno registrando, stanno lavorando assieme, quindi praticamente vivono in studio, convivono in studio, hanno fatto il tampone, quindi tutto a posto. Per cui non vi allarmate, non vi preoccupate, sono, come dire, è una cosa assolutamente responsabile in questo momento. Adesso vediamo se ci sono già e poi li invitiamo a partecipare con noi alla diretta. Eccoci. Ciao, ciao Ciao. Sara. Ciao. Ciao Ciao. ragazzi, come state? Abbastanza bene, Tutto dai, bene? abbastanza Tutto bene. 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 Com'è andata ieri la box fight? Direi alla grande, direi alla grande. Ieri Alla grandissima. c'è stato un bel hype, tanti ragazzi, tante persone coinvolte, perché comunque c'era una produzione importante ieri, collaborazione con Lenovo anche. Sì, esatto, quelle no. Sì, ti dico, siamo molto contenti perché di sti tempi che, sai, tutti gli eventi sono fermi, non si può fare nulla fisicamente. Ieri siamo arrivati a un picco di Certo. 15.000 persone live, con Caspita. spettatori medi 9.500, quindi parliamo di un forum pieno. Direi tanta roba, di questi tempi tanta roba, siamo molto contenti. Bene, ma quante ore avete fatto dire? Quante ore sono state la diretta? Ma guarda, è Tantissime. stata di 5 ore. Dalle È stata di 5 ore. Caspita. Di solito questi tornei vanno avanti anche di più Sì, delle anche volte. più giorni. Sì, anche più giorni. Poi è stata una finale secca, diciamo. Eh no, infatti ho visto che, ma vi aspettavate che vincesse Snagd? Allora, lui è veramente fortissimo. Veramente Sono fortissimo. comunque la finale Snagd e Dizzy sono due ragazzi che veramente ultimamente stanno performando, sono quelli che stanno performando tanto in Italia. Nulla da togliere agli altri sicuramente, però loro sono veramente forti e hanno un livello veramente altissimo. Stanno facendo risultati top in Europa In loro. Europa, adesso sono proprio fuori Europa e tra l'altro uno dei due ragazzi, se non erro, fa parte di un team europeo. Sì. Conta che Snagged 2 giorni prima ha vinto un Ah, torneo. tu hai vinto il torneo, Cos'è il DreamHack? il Dreamhack. Il Il DreamHack Dreamhack. con 10.000 dollari, quindi diciamo che in un paio di giorni ha portato a casa anche un po' di soldi. Parliamo di ragazzi molto giovani, che hanno un Quanti nuovo. anni Lui penso abbia sono? 17, Sono tutti 16 anni, mi sembra. 16-17 anni. 16 pure anche 15, se non erro. Snagged. Grandissimi. Sì. Io ho visto la diretta ieri, devo dire che sono rimasta impressionata perché ogni tanto come dire, su Twitch guardo Fortnite perché sono molto affascinata da Beh, Fortnite, però ieri era veramente una cosa figata. impressionante. Sì, è stato impressionante. Impressionante. Poi, La velocità con cui stavano. comunque, in Italia ci sono Pazzesca. pochi eventi di sto tipo, no? Poi, ieri era una cup particolare perché era la Da Sup Box Fight. Perché? Perché da Supreme, quando gioca Fortnite, comunque ha una sua caratteristica che gioca in box fight. Allora la cup ha avuto questa caratteristica qua, non in Battle Royale, ma è stata in box fight con partite singole, no? Uno dopo l'altro. È stato molto figo perché è un po' come le nostre battle di freestyle, no? Che ci sono gli ottavi, ci sono i quarti, sono le semifinali e le finali. Quindi Sì, no, l'abbiamo resa un po' personale. Con il nostro marchio, diciamo, esatto. questa capa. Che poi è una modalità nata dalla community, cioè non è una modalità che è nel gioco, è nata nella community, nella modalità creativa.
Bello, voi vi se... poi c'è stato anche un momento di musica, ci sono stati vari momenti musicali ovviamente, perché insomma il tutto è poi stato, quindi è stato proprio... poi c'è stato il DJ set in mezzo per la prima volta, esclusivo, possiamo dire Bloody esclusivo, Bloody Vinyl, Vinyl, sia nostro insieme che Bloody Vinyl, Slight, Young Miles assieme. primo back to back. Speriamo in futuro di replicare svariate volte questa situazione, però fisicamente proprio, Fisicamente, esatto. nei locali, nei festival. Speriamo di portare un po' il Certo, sarebbe bello. disco in live, diciamo, più avanti, no? Però è Anche se stato... comunque la fantasy Certo. c'erano 10.000 persone, C'erano cioè nel live, 10.000 quindi... persone ieri. Durante il DJ set, Caspita, ma... quindi sì, siamo rimasti molto contenti perché comunque non è Beh, il disco facile. sta andando benissimo. Scusa, Sara? Il disco sta andando Sì, sì, benissimo. sì. Il disco sta andando bene, ha fatto platino, comunque sta continuando a macinare. Il disco sicuramente non è nemmeno chiuso, non sarà nemmeno chiuso qua perché ci saranno comunque, secondo me, altre uscite in futuro, senza troppi spoiler, però sì. Anche perché ieri posso dire abbiamo suonato una roba inedita che ho messo nelle stories. È vero, Punti è vero. domanda. È vero. No, sai, di sti tempi questi dischi così importanti hanno bisogno di più spazio. Nel senso, non si può fare un'uscita singola. Noi siamo usciti a schiaffo con questo disco, quindi con tutti i brani da un momento all'altro, no? Sicuramente il prossimo anno continueremo a fare qualche uscita per dare nuova vita a questo progetto, sperando di portarlo poi live, ripeto. Perché comunque lo scopo è quello, sai, poi è la soddisfazione principale Certo. quando tu vedi i tuoi fan, comunque le persone sotto che si divertono, ballano e comunque cantano i pezzi che abbiamo fatto, è lì che verremo ripagati a pieno, Esatto. assolutamente. Certo, sì, è molto diverso. Sicuramente speriamo che sia possibile il prima possibile, insomma, che finisca tutto questo che si deve fare. Senti, voi vi siete conosciuti giocando Fortnite? O giocavate a Fortnite Allora, insieme e già vi conoscevate? raccontala tu. La racconto io. In realtà abbiamo, diciamo, approfondito il nostro rapporto su Fortnite, diciamo, perché comunque io, essendo a Roma, non avevo rapporto fisico da subito con Igna. E per questo noi parlavamo su Fortnite, ma ci siamo conosciuti anche privatamente su WhatsApp. Lui già comunque mi conosceva e ci siamo scritti lì. Poi abbiamo parlato tanto su Fortnite, Sì. quello sì, Diciamo che il sicuramente. primo mese che ci siamo conosciuti, noi giocavamo assieme in partita con Da Supreme, con Davide, e a una certa poi Davide mi fa: ma sai che Sì, è Nicolò... vero. In realtà io ho giocato con lui da prima perché mi ha invitato con lui. Insomma, poi vabbè. Sì, noi siamo rimasti un mese, praticamente giocavamo assieme, e dopo un mese Da Supreme mi ha detto: ma sai che Nicolò, si chiama Young Miles, produce, è un produttore. Allora io ho scritto a Nicolò in privato e gli faccio, mi fai sentire un po' di cose. Lui mi ha mandato una cartella che poi tolgo fuori una roba figa. Da quella Wow. cartella poi abbiamo tolto Star Wars, che è stato un brano del Machete Mixtape 4, uno dei brani top del Machete Mixtape. È stato in quella prima cartella proprio. Roba del Tantissimo tempo fa. Sì, 2018, 2017. 2018. Comunque era un beat. Comunque siamo collegati con Fortnite, nel senso che sì, il primo approccio è stato lì, per assurdo è stato lì. E Vero. Ah, sì. abbiamo una differenza Infatti, anche di età. scusate, io ho detto Fortnite, mi hanno già cazziata in chat, avete ragione, si dice Fortnite, Fortnite. scusate, Sì, mi vabbè, non scuso ti molto, preoccupare, molto mi precisi. scuso, mi cospargo il capo di cenere, avete ragione. Ma sentite un po', a proposito di Fortnite, è un gioco un po' controverso, nel senso che ha molto successo e molte persone lo vedono in una maniera un po' sospettosa. Io premesso che io non lo vedo in maniera sospettosa, nel senso che niente di quello che piace ai ragazzi, secondo me, deve essere visto in maniera sospettosa, perché i Sospettosa, ragazzi cosa non sono intendi? stupidi. Esatto. Cioè, sono un po' No, nel senso diffidente dal che ho gioco. impresso... No, 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 nel senso che è un po' di... Cioè, nel senso che chi non ci gioca non riesce a capire esattamente il perché chi ci gioca. Assolutamente. Quindi, quello che vorrei capire da voi, che siete giocatori esperti, è... Io mi Che cosa vi dissocio. piace di Io questo anche io gioco? da esperti, Tu un po' di perché più. io mi dissocio da esperti. Diciamo, ieri non ho fatto la mia figura nel torneo, però. No, allora Nicolò gioca bene, è sicuramente tu sei un bravo player, non sei un pro Sì, no, non player, sono un problema. sei un bravo player, Vabbè, nel comunque a me senso... io gioco da tanto, cioè sin da piccolo il gioco, però realmente ovviamente non voglio nemmeno
essere un pro player, cioè non voglio performare a quei livelli di ieri. Cioè... Certo. Tu giochi perché ti diverti e in più conosci anche persone. Comunque c'è un modo. Lì c'è una piccola community, no? Nel senso, Nicolò, quando apre Fortnite, probabilmente c'è quel giro di amici che si ritrova lì. E quindi io, c'è mai, se giochiamo, si ritrovano lì in creativa in 7, 8, 10 o in 3, capito? Si fanno una battle Anche royale. perché poi, cioè, io dico, dico la mia, io la prima quarantena l'ho passata giù da solo a casa, nel senso con i miei, era l'unica roba per comunicare, diciamo, oltre a chiamate, insomma, vari. Però realmente Comunque, è quella cosa che ci legava più ore con... chi non comprende il gioco è perché appunto non ci gioca, giocando non è solo il gioco in sé, ma è anche il modo con cui tu puoi socializzare, puoi comunicare con persone che stanno dall'altra parte dell'Italia e cui tu non vedi nemmeno la faccia, però ci parli. Con Nicolò è andata così tutto il primo periodo, cioè nel senso ci siamo trovati, eravamo già amici solo parlando. No? Con tante cose in comune, poi ci siamo conosciuti e così via. Però quel gioco è bello anche per questo, come tanti altri giochi, come il mondo del Battle Royale in generale, diciamo, no? Cioè, quel gioco è bello per quel motivo, quei giochi sono belli per quel motivo, perché tu trovi tante persone, puoi scambiare, puoi giocare da solo, ma puoi giocare in gruppo con amici, come puoi giocare in gruppo con persone a caso. Per dire, no? E quindi conosci persone, che siano in Italia o fuori dall'Italia, anche per dire. Senza problemi. Quindi diciamo che io mi sono avvicinato a questo gioco un po' per curiosità, ma poi ho visto tutto questo mondo. E poi da lì ho collegato Twitch, che c'è tutta un'altra community, un altro modo di ragionare, un altro modo di vedere le cose. Vedi questi ragazzi che comunque hanno degli introiti economici molto importanti e riescono ad avere un lavoro a 16 anni da casa, che praticamente hanno uno stipendio più grosso dei loro genitori messi assieme. E se posso mettere anche con una passione, con una passione. Con una passione, Comunque, cioè, è un vero e proprio lavoro, capito? Delle volte si fa fatica anche a comprendere che un musicista, cioè, la musica è il suo lavoro. Figurati per il mondo del gaming, per i player, no? Però io ti dico realmente, io ho 33 anni, da un po' di anni mi sono avvicinato tanto a questo mondo e ho compreso questa cosa qua, cioè, nel senso, loro è un vero e proprio lavoro. Da un certo punto di vista, cioè, sono degli atleti. I pro player sono degli atleti, come tante altre persone invece sono solo influencer, ma è comunque un lavoro influencer o solo dei Twitcher, Streamer. degli streamer, no? Ed è un vero e proprio lavoro, cioè nel senso io accendo di sera, non guardo TV, accendo Twitch, mi guardo, boh, non so, i miei 5, Anch'io ormai. 6 e passo il tempo così. Quindi ho conosciuto tutta una No, no, parte, c'è. è un mondo molto, uno quando si avvicina un pochino magari da Fortnite, poi scopre un mondo gigante, gigante. E Per soprattutto questo. c'è una vasta selezione su Twitch, no? Cioè, diciamo, tu hai molte categorie, principalmente giochi, ma ultimamente, diciamo, una delle categorie più forti è il just chatting, ci sono persone che comunicano con i propri spettatori di qualsiasi cosa, possono parlare di argomenti, possono fare reaction, magari. Magari da soli o. Cosa ne so, in lockdown cosa è successo? Tu aprivi Twitch, magari una persona X, uno streamer X, creava una stanza con 7-8 persone e c'era un argomento, raga, parliamo di questo. E si confrontavano tutti, no? Con un seguito gigante, da 10, 15, 20.000 persone anche, no? Tutte collegate. Perché? Perché si creavano queste stanze di discussione e comunque era interessante. Ok, quindi c'era, non so, ci sono tante cose su Twitch, come c'è lo streamer, c'è il gamer, come il ragazzo che cosa ne so, è un artigiano e Vero, perché fa delle cose ci sono dei in legno. canali realmente che streamano 24 su 24 di fattoria addirittura. A me sta Per roba dire. fa sorridere, però è vero. Cioè, è comunque una cosa bella No, no, perché è tu vai, bello. ti abboni e praticamente dai il cibo a, tra virgolette, agli animali. Sì. Però C'è è così, raga, di ci sono tutto, cioè, delle... questo per dirti che c'è di tutto, capito? Ci sono anche personaggi, persone che tu li vedi e dici, ok, tu hai trovato il tuo lavoro, hai trovato proprio la piattaforma giusta perché tu potresti stare solo qua per un tot di caratteristiche che ha e tu l'apprezzi, viene apprezzato al 100% proprio per quello, no? Come dire, io ho dei personaggi che sono, come dire, piacevoli ma anche un po'.
un po' strani, no? Hanno le loro caratteristiche. Certo. Sono fighi per quello, cioè, non lo so, io li seguo, li supporto, capito? Molto fighi. Scusa che Certo. parliamo tantissimo noi, quando si tratta di queste piattaforme parliamo tantissimo. No, ma è bellissimo, questa cosa della fattoria è meravigliosa, io non la sapevo. Sto Cioè, non si sta anche per ridere, però. No, cercando. sì, ma, non mi ricordo come si chiama, tipo Farmer 24H, una roba del genere, però comunque, cioè, a me ha spezzato, ma roba è comunque bella, cioè, Sono delle piccole ogni TV tanto entro. indipendenti, che uno magari ha 10 spettatori Bellissimo. o 2000 spettatori, ma cioè, è sempre la stessa cosa. Lo scopo è sempre lo stesso. Bene. Certo, no, no, comunque è importante questa cosa che avete detto anche del fatto che comunque è un lavoro, cioè è un lavoro che va rispettato esattamente come tanti Certo, è lavori un e lavoro quindi vero e che proprio. bisogna avvicinare. È un lavoro vero e Sì, proprio. io devo dire che ieri vedendo la diretta su Twitch, vedendo questi ragazzi, è incredibile come giocano, è una cosa incredibile veramente, Premetto anche che non conoscendo il gioco nella sua, come dire, nella sua interezza, non essendo un esperto, ovviamente, però si capisce che ci vuole un'abilità, una un freddezza, dei allenamento riflessi pazzeschi. infinibile e anche un talento, diciamo. Anche di testa, perché comunque tenere una partita in diretta, Sì, insomma, che testa cioè, per i è rovini, tutto. testa è Testa fondamentale nel gioco. fondamentale. Conta che ieri hai visto, cioè ieri era un torneo con pochi player, erano 16, tranne Sì. qualcuno che sono bravi player come Miles, come Da Supreme, tutto il resto era un pro player. Cioè pro player cosa significa? Che loro giocano in maniera competitiva e ogni settimana si allenano per giocare ai tornei. Ogni giorno. Anche, sì. Ogni giorno si allenano, sì, ogni giorno si allenano per giocare. Di solito ogni settimana c'è qualche torneo. Quindi, cioè, sono proprio dei pro player perché vincono dei soldi. Cioè, loro ogni mese Certo. portano a casa in saccoccia un tot di soldi, no? E Quindi performano ieri alla hai visto grande. un livello molto alto. Cioè, la finale Izzy Snugged è stata. Non lo so, io che seguo il gioco ero incollato, capito? Ho detto, raga, wow, veramente wow. C'è un livello straordinario. Parliamo di ragazzi che sono top a livello cioè quasi mondiale, penso. O comunque l'ambizione sarà quella perché hanno proprio il talento per arrivarci, secondo me. Secondo me. Ieri Snugget, Certo, qualcosa. assolutamente. Ma come tutti, comunque, Sì. come tutti i ragazzi. No, no, assolutamente. Sentite, a parte Fortnite, voi a che giochi, cioè, quali sono i giochi che vi piacciono? A cosa giocate? Parti tu, Parto vai. io? Allora, parti per te, però. Vai. Igna in questo video sta giocando tantissimo Apex. Apex Legends, Non che tantissimo, dai. Negli ultimi giorni, dopo che è finito X Factor, ho Dai, avuto è vero, è un buon vero, è vero. Un momento. momento di Apex, che comunque è sempre un Battle Royale, però portato su un'altra Un altro, sì. dimensione, diciamo, un altro tipo di design, ecco. Mentre io sono stra-appassionato dei giochi, diciamo, storytelling, no? Che sono un po' di capitoli anche horror, cioè ultimamente un gioco che ho giocato, scusami il gioco di parole, ho rigiocato Until Dawn, che è proprio storytelling horror ed è uno dei miei giochi preferiti, perché realmente proprio ti immergi nel gioco e soprattutto devi fare delle scelte durante le partite che ti cambiano tutta la storia. E a me sta roba Quindi essere lì piace, cioè stare lì incollato, no? incollato e con la paura che ti arriva un jumpscare, non so se sai cosa sono i jumpscare, che da un momento Sì, lo all'altro so. succede qualcosa nel gioco che ti mette paura veramente tanto. E a me sta roba piace tantissimo, proprio veramente tanto. E poi quando streami, E che ogni quando tanto se streami. streami con la webcam mentre giochi, ciao. Partono le clip, partono tutti i video salvati. E poi ovviamente ho Bello. giocato a forte perché mi sono riallenato per la Cup. Certo. E se posso dirlo, ho giocato a uno. Io Tutti questi giorni aspettavo questo momento, ho aspettavo giocato a questo momento. uno sul computer. Anche molto competitivamente. Mi posso definire un pro player di uno. Non è vero, non è vero. Bellissimo. Però Però c'è ho anche quello di sudato, mezzo. se possiamo dirlo, ho sudato su Molto uno. vari comunque, quindi un po' di Sì. Sì, tutto. vedo che uno anche nella chat sta avendo molto successo, dicono 1-1-1, sì. Uno, Sì. perché in realtà, parlando sempre, ritornando un pochino a Twitch,
Aprendo una parentesi, io ho streamato questi giorni senza dire nulla su Instagram, però ho streamato e portavo uno. Bellissimo. Bellissimo. Fantastico. E tu invece? Io giocavo, cioè sto giocando un po' ad Apex, come accennato prima Miles. Sto giocando un po' ad Apex, con Battle Royale, da un certo punto di vista simile a Fortnite, però senza le costruzioni. Devi comunque sparare, giochi in trio, in duo, ha un tipo di grafica diversa, però diciamo che i meccanismi sono simili Sì, sì, sì. alcuni. Non ho Ok, tantissimi giochi, io ti perfetto. dico, di solito entro in fissa con qualcuno, tipo un periodo solo Fortnite, adesso sto giocando solo ad Apex. Per il poco Ah, tempo che ho a vabbè, vabbè. disposizione, comunque, perché Esatto. giustamente riesco solo magari qualche ora di sera, qualche giorno a settimana, però va bene, tanto per scaricare, io lo uso per quello, per conoscere e scaricare un po'. Intanto arrivano commenti sul fatto che il vostro album è il più figo che hanno mai sentito. Adesso purtroppo non ho visto chi l'ha scritto, ma ha scritto che è il più figo in assoluto che ho mai sentito. Quindi, insomma, Grazie. intanto se qualcuno ha qualche domanda da fare, fatela pure. Io cerco di leggerla, Direi anche se cerco sono io tutti perché noi molto siamo veloci. un po' Io non leggo più lontani, niente. siamo un po' lontani dal Ecco. io leggo UE. Sì, beh, ok, quello sì, però Sì. li stiamo vedendo. Legge. Quindi, con Marcello parlate ancora? A Marcello parla di un mio ex socio, penso. Ah, ok, no, ok, allora non niente, lasciamo Sì, no, perdere. non c'è No, nulla di invece è già che, comunque, la no, nel senso non stiamo lavorando assieme. Nulla di che. terza volta. Ok, la terza volta che vedo la domanda è se siete mai stati a Genzano. No. No. Personalmente no. Ah, so se è un invito ad andarci, Saluto a comunque va Dani bene. Moada, Sì, grande Dani, cerchi a però. Lecce. Ah no, il pane di Genzano. Se avete mai assaggiato il pane di Genzano? Quindi questa è una domanda. No, Io conosco chi sta scrivendo queste domande. Sì, Io eh. conosco, sì, è un È meme. un Sì. meme. Posso Ciao. leggere una domanda io? Assolutamente sì, prego meglio. Qual è la differenza secondo te tra Bloody Mary 1 e Bloody Mary 3? La Tra l'uno e il differenza che c'è 3, stata? vabbè, la differenza è sulle produzioni, perché il primo Bloody Vanille è nato così. Cioè, non è che stavo pensando di fare Bloody Vanille, l'ho fatto da un momento all'altro e via, con beat americani, quindi mettendo strofe, ho cercato tanti ragazzi anche giovani, ho mischiato un po' di tutto, qualche remix, però con beat americani. Ed era un mixtape. Ed era un mixtape, il 3 è un album vero e proprio perché ci siete voi, che siete tre produttori giganti, di conseguenza è diventato un disco vero e proprio, oltre comunque la concezione, cioè la ricerca di feat o il confronto che c'è stato per tutti i Anche se featuring, posso diciamo, permettermi, la ricerca del sound la ricerca su del questo disco è sound. stata gigante. Emilio? Tre testone, quattro testone, anzi. E, cioè. Sì, che ognuno comunque pensava a una parte, quindi ci siamo divisi bene e distribuiti bene il lavoro. È stato molto naturale il disco. Non abbiamo cercato qualcosa in particolare, più che altro il suono, abbiamo ricercato tanto, quello sì. È un po', diciamo che abbiamo anche ricercato le combo inedite di quel disco. Assolutamente. Mi chiedono qual è il prossimo progetto su Twitch, se lo avete. Ma ci sono sempre tante idee, speriamo di comunicare qualcosa E poi presto. c'è, Ci sono tante idee nel comunque. senso, io mi dissocio da rispondere a questa domanda, perché se è un progetto su Twitch di Maciej DB è sempre a cannone, deve essere così, proprio pam. Giusto, giusto. Aspettiamo il miglio Questo. su Twitch. Io sto facendo dei live In maniera test ufficiale adesso, poi. Lo aspettiamo in in maniera. A maniera gennaio lo ufficiale. aspettiamo in maniera ufficiale su Twitch. Benissimo. E poi mi chiedono qual è il secondo cosa qual è il miglior rapper emergente italiano? Ma sai, ci sono sempre tanti ragazzi, io non vado mai nello specifico dal punto di vista quando mi dicono qual è il tuo artista preferito, qual è il migliore emergente. Secondo me ci sono tanti ragazzi che sono veramente validi,
Ultimamente il mercato sta crescendo tantissimo e di conseguenza tutti i ragazzi molto giovani hanno più modo, hanno più possibilità di avvicinarsi al nostro mondo, no? Vero. E quindi ci sono tanti, tanti ragazzi adesso giovanissimi, sono veramente forti. Noi collaboriamo e lavoriamo ufficialmente anche con ragazzi molto giovani. C'è un ragazzo ultimamente, Sir Prodigy, che è del 2006, ma comunque, cioè, Niccolò, quando abbiamo iniziato a lavorare, aveva 16 anni. Da Supreme era lo stesso, aveva 16 anni, era molto giovane, lo stesso anche lui. Quindi forse anche prima, Davide, boh. Quindi, cioè, nel senso, ci sono tantissimi ragazzi giovani. Adesso abbiamo appena partecipato a X Factor, dove una ragazza, erano tutte molto giovani, una tra le tre Casey Lego a 17 anni, parliamo di un talento lo stesso enorme. Quindi ci sono veramente tanti ragazzi, tanti artisti, chi canta, chi suona, chi disegna e basta. Sono dei talenti in giro pazzeschi, pazzeschi secondo me. Il mio consiglio, di solito mi arriva questo messaggio, ma come faccio a? Il mio consiglio è, raga, fate e basta, cioè fate, ormai ci sono i canali, cioè, ci sono i social, c'è cioè YouTube, c'è cioè Twitch, c'è cioè qualsiasi cosa, cioè dovete solo buttarlo Anche fuori lì. perché cioè, è fondamentale trovarsi lo spazio e arriverà. Cioè, anche per me, comunque, io così, insomma. Fondamentale è non avere fretta, no? Chiaro, è la prima cosa. Anche perché veramente, come dice Ignazio, io quoto in pieno perché ci sono anche quest'anno dei ragazzi veramente molto forti, anche emergenti, non solo, chiaramente. E, ed è solo questo, proprio a livello di. Cioè, bisogna avere il giusto tempo per tutto e trovare il proprio spazio e anche la propria ispirazione, le proprie influenze, quello che vuoi far arrivare. Momento giusto, capito? Cioè, sempre tante cose. Assolutamente, no, no, assolutamente. Ma mi chiedono anche se c'è un artista con il quale vi piacerebbe collaborare, sì, collaborare e ancora non l'avete fatto. Anche questa è una domanda, non so se volete Ma rispondere. guarda, sono sempre la cioè, stessa cosa, ci sono tantissimi Sempre. artisti, abbiamo tanti progetti in corso, quindi cerchiamo sempre di fare cose nuove, di ricercare artisti nuovi, anche su, cioè, con cui collaborare, diciamo, quindi ci saranno tante cose in futuro. Certo. Poi a me, cioè, diciamo, Bene. non avrei nemmeno una risposta realmente, ma non perché non ho un artista in particolare con cui vorrei collaborare, però a me piace proprio la situazione che si crea, no? Cioè, magari proprio il beccarsi in studio cioè, proprio la roba che magari nasce da lì, che insomma nasce un brano insieme, anche casualmente, Anche in maniera senza. naturale Esatto, proprio, è quello che io amo, soprattutto. Cioè, questa è la musica, realmente. no? Non è Certo. un facciamo per, capito? Cioè, proprio una roba proprio programmata e tutto, che in certi casi No, no, si deve certo. fare, però a me piace proprio essere Ti naturali chiedono, senza. Alaska è afro o reggaeton? Dai, dilla questa cosa qua per cortesia. Alaska Così. è afro, Ah. ma non peraltro, raga. Reggaeton ha una sezione ritmica che tutti conosciamo e mi sembra strano, infatti, che viene catalogata Alaska reggaeton. È È afro, poca attenzione è questa. poca attenzione, anche perché c'è cioè, di una roba quest'anno con la sezione ritmica. Non naturale, comunque non la sezione ritmica che conosciamo tutti, che sentiamo tutti i giorni, questa è realmente tutta scomposta Tutta ed è scomposta. figo, a me piace perché ci sono dei brani, tipo ad esempio Pop Smoke ha fatto The Woo, che è un brano che è mezzo afro, mezzo dancehall, è tutto un mix, no? Perché sono la sezione ritmica è proporzionata in maniera scomposta, tra virgolette, che suona bene tra loro, insomma. Abbiamo detto pure questo. Bene. Abbiamo sfruttato l'occasione per dire anche questo. Ma sì, giusto. Ragazzi, io vi ringrazio moltissimo. Ma Siete grazie a te, stati grazie a molto te. gentili, È stato molto figo. molto carini. Buone vacanze, buon Natale e Anche a te, in buon bocca al lupo per altrettanto. quanto riguarda. Adesso vedermi la fattoria su Twitch e tutto. Appena Mandami appena il link. vedo Ti come mando il link, faccio. se lo trovo. Non posso aspettare un attimo di più. Grazie ragazzi, A grazie te. davvero. Ciao, ciao, ciao. Ciao, grazie. Grazie a tutti per averci seguito e ci vediamo con le dirette di GQ dopo le vacanze di Natale. Grazie.
Ciao a tutti, grazie mille.